Sempre qui dalla parrocchia Croce Santa, siamo nella proprio sotto dove vi è la tomba del venerabile servo di Dio Don Felice Canelli. Quando avete bisogno di aprire il vostro cuore e di ascoltare delle voci, io vi consiglio, almeno per chi abita nella diocesi di San Severo, ma anche quelli che sono di passaggio, diciamo tre luoghi belli. Il primo è questo: venire alla parrocchia di Croce Santa, mettersi qui dinanzi a questa tomba e pregare il servo di Dio, venerabile servo di Dio, Don Felice Canelli. Vi dirà sempre qualcosa, come oggi ha detto qualcosa a me. Poi vi è un altro luogo bello, che è sempre in questa diocesi ed è nel convento di Padre Pio Giovane, santuario di Santa Maria delle Grazie, a Serra Capriola Foggia, che si trova proprio sull'Adriatica. Lì c'è la tomba di Padre Matteo D'Agnone, questo cappuccino morto nel 1600 e che gode ancora oggi di fama di santità. Anche là è un luogo di silenzio, di preghiera, e lui saprà dire sempre a ciascuno la parola che ci viene dal Signore. E poi c'è un terzo posto ed è il Cenacolo San Giuseppe, che si trova nella città di Torre Maggiore, dove è sepolto il servo di Dio Don Francesco Maria Vassallo, di cui è ancora in corso l'inchiesta diocesana, che è il fondatore del movimento missionario dei Cenacolisti. Bene, anche lì sedetevi e ascoltate in silenzio, tanto loro attraverso Dio già conoscono quello che abbiamo nel nostro cuore, e a tutti e a ciascuno il Signore darà una parola, una parola. Volevo dire una cosa, ma adesso vi dico, cambio il programma e vi dico la frase che ho pescato dagli scritti di Don Felice Canelli. Dio vivente in noi. Ecco la vita che dobbiamo vivere. Perché amando Dio nel nostro simile, amiamo Dio. E questo dice tanto a me. Devo far vivere Dio in me e non me stesso. Non posso far vivere me stesso in me stesso, ma solo far vivere Dio vivente in noi. Questo dobbiamo vivere. Perché se Dio vive in me, io vivrò di Lui. Io saprò vivere il Vangelo, saprò discernere il bene dal male, saprò vedere nell'altro sempre e comunque il volto di Dio in tutti gli uomini e in tutte le donne di questo mondo. Lasciamo vivere Dio in ciascuno di noi. Lasciamo vivere in ciascuno di noi il suo amore, la sua misericordia. E come diceva Don Felice Canelli, lasciamo soltanto che la nostra vita si vada a inabissare nella sua misericordia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.